anche per Civitavecchia passa la prima maratona del Mediterraneo. Parliamo insomma di questa idea, di cosa si tratta? Allora, è una maratona crociera, è la prima che si effettua su una nave nel Mediterraneo, in particolare la preziosa, la nave ammiraglia dell'MSC, e ci sarà una prima tappa importante qui a Civitavecchia. Dico anche importante fra parentesi perché il comune di Civitavecchia ci ha dato un grossissimo appoggio in questo senso. Dunque una 10 km e mezzo a Civitavecchia, dopodiché ci sarà una 21 km in notturna a Palma de Mallorca e una 10 km e mezzo su Valencia. Quindi oltre a coloro che sono sulla nave, a Civitavecchia possono partecipare anche cittadini normali? Assolutamente, è aperta a tutti i cittadini, anzi invitiamo a una grande partecipazione. Avremo anche un piccolo Marathon Village qui sul porto di Civitavecchia, aperta a tutti gli abitanti, e ci avremo anche una piccola area per i bambini. Insomma, cercheremo di creare un giorno di festa. Una prima edizione, pensa che si potrà ripetere in futuro? Vuole diventare un appuntamento fisso questo? Sarà sicuramente un appuntamento fisso con le tre città scelte, perché dato l'enorme collaborazione che hanno dato tutti e tre i comuni, è normale che lo ripetiamo sulle tre città. È un progetto che, diciamo, proietta Civitavecchia in ambiti internazionali, come altre iniziative sportive che ci saranno l'anno prossimo. Immagino, mi riferisco ovviamente all'Ironman che ci sarà ad ottobre. Anche la maratona, insomma, ci proietta in contesto internazionale, quindi ci gemella, diciamo, in maniera ideale insieme a realtà come Valencia, come Palma de Mallorca. Quindi quando Antonio Cannizzaro ha proposto di farla a Civitavecchia la tappa finale, non ho potuto che dirgli che cosa ti serve, facciamolo. Sindaco, una prima edizione ha lo scopo di diventare un appuntamento fisso questo? Ma io lo spero. Speriamo siano tutte iniziative che sopravvivano alla nostra amministrazione, questo è il nostro intento.